Israele prima annuncia un accordo storico con le Nazioni Unite per ricollocare nei prossimi 5 anni oltre 16.000 migranti in Occidente. Poi Netanyahu ne sospende i termini per ripensare l'intesa. Scaldano il clima politico le parole del premier israeliano che nomina l'Italia fra le destinazioni possibili. La Farnesina smentisce, poi la frenata era solo un esempio. Domani cominciano le consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo governo. Giovedì saliranno al collo i partiti maggiori. Movimento 5 Stelle e Lega ancora fermi sulle proprie posizioni e divisi sul nome del premier. Trovano però possibili convergenze su Russia e migranti. Nella guerra dei dazi la Cina risponde a Trump, alla stretta su acciaio e alluminio. Pechino replica tassando 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra questi carne di maiale, vino e frutta, per un totale di 3 miliardi di dollari. I timori per le conseguenze di una guerra commerciale trascinano a fondo Wall Street questa mattina. Apertura negativa a Tokyo. Stasera, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Juventus ospita il Real di Cristiano Ronaldo e Zidane. Per i bianconeri può essere la rivincita della finale di Cardiff. In Serie A, nel pomeriggio, si recuperano le partite della 27esima giornata, non giocate in seguito alla morte di Astori. Si giocano Atalanta-Sampdoria, Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliari. Domani le altre, con il derby Milan-Inter. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, c'è stato un caso politico internazionale che ha animato il lunedì di Pasquetta, quello provocato da Israele con l'annuncio del premier Netanyahu che Israele appunto era pronto a ricollocare, d'accordo con le Nazioni Unite, 16.000 e oltre profughi che si trovano attualmente nel territorio israeliano in altri paesi occidentali. E Israele faceva 3 nomi, la Germania, il Canada e il nostro paese. Erano immediate le reazioni, la richiesta di spiegazioni che arrivava dalla Farnesina e dal Viminale e la smentita che Roma fosse disponibile ad accogliere profughi israeliani. Poi arrivava la correzione proprio di Netanyahu. Ho deciso di sospendere l'accordo per ripensarne i termini. La fine di una giornata particolarmente convulsa, quella di ieri, coincide con il colpo di scena e le parole affidate a Facebook dal premier israeliano Netanyahu. Quell'intesa con le Nazioni Unite da lui stesso annunciata poche ore prima per il ricollocamento in alcuni paesi occidentali degli oltre 16.000 richiedenti asilo africani da anni residenti in Israele, ma considerati migranti economici e dunque privi del diritto all'asilo, non è più al momento valida. Nei piani del governo israeliano quei migranti avrebbero dovuto essere rispediti con la forza in Ruanda o in Nigeria, l'alternativa sarebbe stata il carcere. L'accordo sembrava aver scongiurato questa opzione, anche se le parole utilizzate da Netanyahu da noi avevano comunque scatenato un putiferio, con Lega e Forza Italia per bocca rispettivamente di Roberto Calderoli e Maurizio Gasparri, immediatamente sulle barricate per una prospettiva che presto si era rivelata una mera ipotesi. Verranno spostati in paesi occidentali avanzati come Germania, Canada e Italia, aveva detto Netanyahu. Non c'è alcun accordo con l'Italia, aveva poi replicato la Farnesina, costretta immediatamente a smentire. C'è un accordo tra Israele e Alto Commissariato ONU per i rifugiati per la ricollocazione in 5 anni dei migranti. Anche da Berlino avevano immediatamente negato l'esistenza di una qualsivoglia intesa con Israele sulla questione. Lo stesso UNHCR aveva specificato come nel patto non fosse menzionato alcuno Stato e che dove sarebbero stati mandati quei richiedenti asilo sarebbe dipeso da accordi successivi con i paesi disposti ad accoglierli. Precisazioni corredate dalla marcia indietro di Netanyahu attraverso il suo ufficio. L'Italia era solo un esempio di un paese occidentale, aveva dichiarato. Tutto questo prima del clamoroso colpo di scena che rimette in discussione la sorte di oltre 16.000 esseri umani. Egitto, l'Egitto è uno dei grandi paesi che confinano proprio con Israele. Proprio dall'Egitto arriva la notizia ufficiale della vittoria di al-Sisi alle presidenziali, una vittoria schiacciante con numeri incredibili, oltre il 95% dei consensi. A lui, ad al-Sisi, è arrivato il messaggio di congratulazioni del Presidente della Repubblica, Mattarella, che però ricorda al Cairo l'impegno per la verità su Giulio Regeni.
I risultati della commissione elettorale sono arrivati 4 giorni dopo la chiusura dei seggi. Abdel Fattah al-Sisi è stato riconfermato alla guida dell'Egitto per i prossimi 4 anni, col 97% delle preferenze, pari a 21.800.000 voti. Se però si considera che il voto è stato spalmato su 3 giorni per convincere e spingere la maggior parte dei quasi 60 milioni di elettori ad andare ai seggi, è il dato sull'affluenza quello che colpisce di più. Il nuovo faraone infatti non ha superato il 41%, 6 punti in meno rispetto a 4 anni fa, quando al-Sisi conquistò la guida del paese. Accadde dopo la breve parentesi della presidenza Morsi, leader dei Fratelli Musulmani, arrivati al governo dopo i giorni di piazza Tahrir che portarono alla cacciata dell'altro faraone, Hosni Mubarak, il quale dopo 6 anni di processi per omicidio a cui ha partecipato in barella è stato assolto da tutte le accuse ed è tornato ad essere un uomo libero. Con questa elezione al-Sisi non ha avuto praticamente rivali. Gli altri candidati o sono stati convinti a ritirarsi o sono stati arrestati. L'unico contendente era Mustafa Mussa, tra l'altro proveniente dalla stessa area politica del presidente, che è uscito dalle urne con appena il 2,9% dei voti. Sergio Mattarella è stato tra i primi ad inviare un messaggio di congratulazioni, nel quale ha però sottolineato come i rapporti tra il nostro paese e l'Egitto usciranno rafforzati grazie al raggiungimento della verità sulla barbara uccisione di Giulio Regeni. Una questione, ha ricordato Mattarella, sulla quale al-Sisi ha sempre sostenuto di essere impegnato. E veniamo alla politica italiana. Domani iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, quindi i primi passi reali della vita politica dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato all'indomani delle elezioni di praticamente un mese fa, sarà un mese domani che avremo votato per le politiche. Ebbene, ci sarà un primo giro di consultazioni che si chiuderà nel pomeriggio di giovedì, ma potrebbe essere necessario un secondo turno di incontri da parte di Mattarella, perché le posizioni fra le forze politiche sembrano distanti, una maggioranza in vista non c'è, anche se continuano i contatti fra Di Maio e Salvini. L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini probabilmente slitterà dopo il primo giro delle consultazioni al Quirinale, che iniziano mercoledì. I leader di 5 Stelle e Lega quindi dovrebbero vedersi la prossima settimana. La possibilità di un'intesa di governo tutta da esplorare, così si guarda i segni di convergenza sul programma. Salvini rilancia lo stop alle sanzioni alla Russia. Sono assurde, fanno danni incalcolabili alle aziende italiane. Quando saremo al governo le aboliremo, dice. Sul punto i 5 Stelle, anche se con toni più soft e rassicuranti per l'Unione Europea, sono sostanzialmente d'accordo. I pentastellati sul loro blog propongono di rivedere le misure antiterrorismo con norme più stringenti per identificare i migranti. Una linea espressa dall'aspirante ministro dell'interno Paola Giannettakis, che avvicina le posizioni del movimento a quelle della Lega. Suggestioni più che tentativi di intesa, perché le ambizioni inconciliabili di premiership di Di Maio e Salvini e i veti incrociati restano. Al Colle il segretario del Carroccio salirà nella veste di leader del centrodestra, coalizione a cui non vuole rinunciare per un accordo separato con i 5 Stelle, che a loro volta ribadiscono il veto a una trattativa con Silvio Berlusconi. Di Maio ripete, la sfida più importante è formare un governo rispettando la volontà popolare, non si fanno passi indietro. E oggi in diverse interviste e colloqui con i quotidiani, Antonio Tajani, il presidente del Parlamento europeo e di fatto in questo momento il delfino di Berlusconi in Forza Italia, ribatte che Forza Italia è parte integrante del centrodestra e non possono esistere leader di Serie A e di Serie B. Insomma, un chiaro avvertimento al Movimento 5 Stelle che la trattativa con il centrodestra è una trattativa che non può non includere anche Berlusconi e gli azzurri. A proposito di politica, riapertura delle Camere, torna al lavoro proprio Montecitorio con un obiettivo già annunciato dai 5 Stelle, quello dei tagli ai costi della politica.
In attesa delle consultazioni al Quirinale torna al lavoro il Parlamento. La prima a riaprire i battenti oggi è la Camera dei Deputati. Già in settimana dovrebbe riunirsi l'ufficio di presidenza che come primo passo dovrà portare avanti tutta una serie di misure sui vitalizi dei parlamentari, in linea con quanto promesso dal 5 Stelle Roberto Fico, che nel suo discorso di insediamento come presidente di Montecitorio ha annunciato un cambiamento epocale, la fine appunto dell'era dei vitalizi e dei privilegi politici. Un cavallo di battaglia dei 5 Stelle che, pur avendo 8 voti su 16 all'interno dell'ufficio di presidenza, potrebbero però non avere i numeri necessari per raggiungere l'obiettivo. Il dialogo con le altre forze politiche, Lega in primis, è dunque d'obbligo, anche se il tema è condiviso più o meno da tutti i partiti. Se il Carroccio propone di pagare meno i fannulloni e di più quelli che si impegnano, Forza Italia fa sapere di essere disponibile a valutare la proposta dei grillini, anche se sottolinea che già nel 2010 il governo di centrodestra aveva tagliato gli stipendi ai parlamentari. Sulla stessa linea il PD, che rivendica di aver abolito i vitalizi nel 2012. Fermo restando che non bisogna tagliare i costi della democrazia, le istituzioni possono funzionare con meno risorse ed essere più efficienti, dichiara il grillino Riccardo Fraccaro, firmatario della proposta che prevede di abolire tutti i vitalizi basati sul sistema retributivo. L'obiettivo, insomma, è che i parlamentari abbiano una pensione come tutti i cittadini normali. Secondo il Movimento, le spese per i soli deputati ammontano a circa 280 milioni all'anno, tra indennità, benefit e rimborsi. Nel mirino ci sono anche i 179 milioni di spese annuali per i dipendenti della Camera e il ripristino del tetto agli stipendi dei dirigenti a 240 mila euro. Per tutti i contribuenti italiani è in arrivo una novità. Si potrà vedere nella propria pagina presso l'Agenzia delle Entrate come lo Stato ha speso i soldi delle nostre tasse. Onestamente, ma quante volte da contribuenti ci siamo sentiti trattati così, trattati come bancomat? Lo Stato prende, ma nei fatti l'impressione è che dei nostri soldi non si sappia bene nel dettaglio cosa ne faccia. Invece, miracolo, da quest'anno chi ha presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017 potrà conoscere come sono state distribuite le imposte che ha versato. A metà aprile verrà attivata una pagina informativa personalizzata nel cassetto fiscale alla quale potranno accedere 30 milioni di contribuenti. Ci saranno tabelle, ci sarà il grafico a torta, i cittadini non saranno più solo contribuenti, spiega il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini. Caro signor Rossi, poniamo che lei abbia versato 10.000 euro di imposte, allora sappia che 2.125 euro sono andate per previdenza e assistenza, 1.934 alla sanità, 1.090 all'istruzione, 882 a difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi pubblici. Vedremo anche quanto contribuiamo al bilancio dell'Unione Europea e nel dettaglio, nel totale, si potrà leggere di addizionali regionali e comunali della cedolare secca, imposte, sostitutive varie. Insomma, si potrà leggere tutto. Attenzione però, non ci sarà scritto come li sprecano, solo come li spendono. Però è un passo. Ieri contatto fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, con l'invito proprio al leader russo a un summit a Washington, alla Casa Bianca, che dovrebbe riprendere quindi il filo del dialogo che sembrava essersi interrotto in questi giorni per il durissimo braccio di ferro fra paesi occidentali e Russia sulla vicenda della spia Skripal. Ma per Washington in questo momento ci sono altre preoccupazioni, soprattutto di tipo economico. La guerra commerciale con la Cina sui dazi ieri è costata 2 punti a Wall Street. La Cina ha risposto alle strette del presidente Donald Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio, imponendo dazi su 128 beni americani. La scelta non è casuale, anzi è evidente il tentativo di andare a colpire quei settori che sono il bagaglio di consenso politico del presidente americano. Nel mirino, oltre alla risposta su acciaio ed alluminio, il comparto dell'allevamento e dell'agricoltura, con una barriera del 25% sulla carne di maiale e del 15% per il vino, frutta fresca e secca, valore totale 3 miliardi di dollari. Immediato ribasso delle borse aperte nel giorno di Pasquetta, Tokyo, Shanghai, ma soprattutto Wall Street con un tonfo di oltre il 2%. Anche questa mattina le piazze asiatiche hanno aperto in forte rosso.
Chiaro anche il messaggio del Ministero per il Commercio cinese. Siamo sempre aperti a risolvere le controversie in maniera pacifica, fa sapere Pechino, che si rivolge all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma in caso di scontro lotteremo fino in fondo. A questo punto la palla torna in campo americano con Trump che ha già annunciato per il prossimo 6 aprile un nuovo colpo su migliaia di prodotti cinesi per un totale di 60 miliardi di dollari. Sanzioni che andrebbero a colpire i settori tecnologicamente più avanzati, capaci dunque di innescare una risposta speculare da parte di Pechino e dunque un colpo durissimo per industrie come la Boeing e per la Silicon Valley, con la quale Trump da sempre non è in buoni rapporti. Tuttavia si moltiplicano le voci all'interno dell'amministrazione, soprattutto del Congresso degli Stati Uniti, che chiedono al Presidente di ripensarci fino a che la crisi è ancora negoziabile. La Cina è infatti non solo uno dei primi mercati per l'export a stelle e strisce, ma grazie al continuo surplus commerciale che nel 2017 è arrivato a 375 miliardi di dollari, detiene gran parte del debito estero americano, dunque un forte potere sulle finanze di Washington. E a proposito di società tecnologiche, al Nasdaq ieri c'è stato un crollo molto significativo, ha perso ben più di Wall Street, il 2,74%, anche perché c'è stato un annuncio importante che è arrivato dalla Apple che produrrà propri chip per i computer, cosa che ha provocato il crollo di una grande azienda come Intel, mentre c'è ancora uno scambio di accuse proprio fra Apple e Facebook, quindi grandi gruppi tecnologici e dei social media, sulla vicenda della sicurezza in rete. Tempi duri per Mark Zuckerberg. In continua infatti l'onda lunga dello scandalo dei dati personali raccolti su Facebook da società terze come Cambridge Analytica, rea di aver acquistato le informazioni di oltre 50 milioni di utenti di Facebook per poi utilizzarli per scopi politici, come per influenzare le elezioni americane a favore di Trump o il voto sulla Brexit in quelle inglesi. Ora il fondatore di Facebook, nell'ultima intervista rilasciata a Vox, prova a smarcarsi dalle ultime critiche ricevute dal numero uno di Apple, Tim Cook, sullo scandalo dei dati. E prende tempo. Riusciremo a risolvere i problemi di Facebook, ma ci vorranno un po' di anni, ha ammesso Zuckerberg, che ha fatto capire che i problemi legati alle fake news che invadono la piattaforma del social e l'intrusione di chi vuole influenzare i processi elettorali democratici non si risolvono dal giorno alla notte. Mi piacerebbe risolvere la questione in 3 o 6 mesi, ma la realtà è che alcuni di questi problemi richiederanno un periodo più lungo, ha aggiunto. Poi il numero uno del più importante social network al mondo entra nel dettaglio assicurando di aver già iniziato da un anno ad investire sulla sicurezza. Entro la fine del 2018 avremo già iniziato a voltare pagina su alcuni di questi problemi. Ci sono infatti più di 14.000 dipendenti che lavorano giorno e notte su questo, ha detto. Zuckerberg ha liquidato comunque come false, superficiali e ridicole le accuse di Cook, secondo cui Facebook farebbe soldi vendendo i dati personali degli utenti. Le tensioni e le rivalità sono altissime nella Silicon Valley. Lo scandalo di Facebook ha coinvolto tutti i dati tecnologici. Ieri nel tonfo a Wall Street è spiccata la caduta del Nasdaq a meno 2,74%. Winnie Mandela, la seconda moglie di Nelson, il premio Nobel per la pace, è morta ieri in Sudafrica a 81 anni. Aveva sposato Mandela nel 58 e aveva condotto una strenua lotta contro l'apartheid, mentre suo marito trascorreva 27 anni in carcere, fino alla liberazione nel 1990, che lei fu detenuta e messa al bando e coronò la carriera nel movimento antisegregazionista, assumendo la guida della sezione femminile dell'Africa National Congress. Negli anni la sua reputazione venne macchiata da scandali politici e legali. E poi c'è la pagina dello sport. Oggi c'è grandissima attesa perché c'è la gara di andata dei quarti di finale di Champions League con la Juventus che ospita il Real Madrid. 10 mesi esatti separano la notte da incubo di Cardiff dalla grande occasione del riscatto. La Juventus questa volta sa di non doversi giocare tutto in una gara secca, un fattore che rende la doppia sfida tutt'altro che scontata. Allegri considera il match come un'autentica serata di gala contro una squadra simbolo del calcio mondiale. Direi che la Juventus quest'anno, come negli ultimi 3 anni, sta facendo un'ottima annata. Domani ci giocheremo questa prima delle 2 partite meravigliose in quarti di Champions contro la squadra che dal 96-97
ha partecipato sempre alla Champions e dal 2011 praticamente ha sempre partecipato come minimo alle semifinali. Due possibili ballottaggi nella formazione anti-Real Madrid. In difesa fra Barzagli e Rugani e a centrocampo fra Marchisio e Bentancur. Si sentiranno invece le assenze per squalifica di Pjanic e Benatia. Secondo Chiellini non sarà difficile trovare energie e motivazioni dopo il Milan. Una partita piena di insidie e difficoltà, però la partita con Real esula un po' da tutto quello che è successo e dal campionato in generale. Zidane, juventino per 5 stagioni, ha voluto ricordare con piacere il suo periodo in bianconero e lasciare la porta aperta per il futuro con un classico mai dire mai. In comune con la vecchia signora, dice, abbiamo un DNA vincente, vocazione confermata dal suo personale record. Da quando, gennaio 2016, sulla panchina dei Blancos, non è mai stato eliminato dalla Champions League. 2 stagioni, 2 finali e 2 vittorie. E poco prima della grande sfida dello Stadium ci sarà spazio anche per 3 dei 6 recuperi della Serie A. Udinese-Fiorentina, con il commosso ricordo dell'ex difensore Viola Stori, scomparso proprio alla vigilia della partita. Atalanta-Sampdoria e Genoa-Cagliari. Fra poco previsioni meteorologiche con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus condotto da Alessandra Sardoni alle 13.30, la prossima edizione del telegiornale. Noi invece ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.